La stella di Laura. È una bellissima notte, con il cielo illuminato dalla luna e da tante tantissime stelle. Tutti dormono, ma in realtà c'è una casa con una finestra dove la luce è ancora accesa. Anzi, spesso lo è. Questa è la finestra della cameretta di Laura. Ogni volta che Laura non riesce a dormire, si affaccia alla finestra della sua cameretta proprio vicino al suo lettino e guarda le stelle che brillano nel cielo. Ma questa sera sta per accadere qualcosa di veramente incredibile, qualcosa di straordinario, qualcosa di magico. Laura, improvvisamente, mentre guarda il cielo, Vede una stellina che inizia a cadere e scende giù 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 sempre più giù. Laura dall'emozione quasi non respira, continua a seguire con lo sguardo il volo della stellina che scende, scende, scende sempre di più e anche se incredibile sembra proprio che stia per cadere sul marciapiedi della casa di Laura. Presto, presto, non c'è tempo da perdere. Laura sveglia, si infila le pantofole e la vestaglietta. Prende dal cassetto del comodino la pila che gli ha regalato il papà e piano piano apre la porta della sua cameretta. Scende piano piano le scale senza far rumore per non svegliare il papà e la mamma. Apre piano piano il portone e finalmente raggiunge il marciapiede. Laura con la sua pila illumina il marciapiedi per fortuna per strada non c'è nessuno in quel momento, meno male perché la vuole trovare lei la Stellina, fa ancora qualche passo e poi vede che poco lontano c'è qualcosa per terra. No, non si era sbagliata, non era un sogno, sul marciapiede la luce della sua pila illumina davvero una piccola stella. Laura si avvicina e si accorge che purtroppo cadendo alla piccola stella si è spezzata una punta, allora la raccoglie con delicatezza e rientra in casa. Sale le scale piano piano, adagio adagio, per paura che la piccola stellina le possa scivolare dalle mani. Apre piano piano la porta della sua cameretta, la richiude e appoggia delicatamente la stellina e la punta spezzata sulla sua scrivania. Per fortuna Laura nella sua cameretta ha proprio tutto, anche la cassetta del pronto soccorso. Prende fuori un cerotto, sistema bene la punta della stellina, avvolge il cerotto ed ecco sistemata la frattura. Finalmente Laura si infila nel suo lettino per dormire. Appoggia delicatamente la stellina sul cuscino e prima di addormentarsi la guarda per un'ultima volta. Non le sembra ancora vero, non le sembra ancora possibile che una vera stella le faccia compagnia proprio lì accanto sul suo cuscino. La mattina dopo, quando Laura si sveglia, è stracontenta, strafelice. Non vede l'ora di far vedere la sua stellina al papà, alla mamma, ai suoi amici. Ma per prima cosa controlla accanto a sé sul cuscino. Ma aiuto, la stellina non c'è più. Laura la cerca, guarda bene sul cuscino, guarda sotto il cuscino. Guarda tra le lenzuola, sotto il panno, sotto il letto, sul comodino, dietro il comodino, dentro la stanza. Ma sembra proprio svanita nel nulla. Ma dunque era stato solo un sogno? Per tutto il giorno Laura pensa solo alla sua stella e non ha assolutamente voglia di giocare. La mamma l'ha portata al parco con il secchello, la paletta, gli stampini, il suo sacchiotto, ma Laura se ne sta lì seduta tutta triste a pensare a tutto quello che era accaduto la notte prima e a chiedersi se davvero era stato solamente un sogno. Il papà e la mamma sono molto preoccupati perché loro non sono abituati a vedere la loro bimba così triste. Laura è una bimba vivace, allegra, spiritosa, piena di energia e non riescono proprio a capire cosa sia successo. Il papà per consolarla le prepara il suo dolce preferito, un buonissimo budino alle fragole con la panna montata. Ma chissà come mai a Laura quel budino oggi non le piace proprio. E neppure gli scherzi della mamma riescono a farla sorridere. Dopo cena, Laura, ancora triste, saluta il papà e la mamma dando loro il bacio della buonanotte e poi, piano piano, sale le scale per andare nella sua cameretta. Laura apre la porta della sua camera e si accorge che il buio della stanza è illuminato da qualcosa che proviene dal suo lettino. Guarda bene, ma non è possibile! «È la sua stellina, che è proprio lì sul cuscino, esattamente nello stesso posto dove lei l'aveva messa la sera prima!» Ed improvvisamente a Laura viene in mente che di giorno le stelle non si vedono, come aveva potuto dimenticarlo! Laura è contenta, stracontenta, strafelice e inizia a giocare con la sua amica stellina. Poi, seduta per terra e avvolta nella sua calda coperta, Laura legge a Orsa Chiotto e alla sua amica Stellina il suo libro preferito. Ed è proprio la luce della Stellina che illumina le pagine che Laura legge. Ad un certo punto Laura si accorge che la sua Stellina non brilla più così intensamente come la sera prima e allora comincia a chiedersi quale possa essere il motivo. Ed ecco che guardando fuori dalla finestra della sua cameretta vede il cielo illuminato da tante tantissime stelle e allora capisce che forse le stelle possono essere splendenti solo lassù, nel cielo, ma come può aiutare la sua amica stellina a tornarci? Ma ecco che a Laura viene una bellissima idea. Nella sua cameretta ci sono ancora i palloncini dell'ultima festa di compleanno. Li prende quattro palloncini ancora belli gonfi si siede alla sua scrivania appoggia delicatamente la stellina e lega le lunghe corde dei palloncini a una punta della stella stando ben attenta a non spezzarla ecco i palloncini sono ora tutti legati ed è arrivato il momento dei saluti laura è triste ma al tempo stesso è anche contenta di ridare la libertà alla sua stellina Così apre la finestra della sua cameretta, le dà un'ultima dolce carezza e poi la libera nel cielo e la stellina comincia a salire su, 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 sempre più in alto. Laura la segue con lo sguardo finché la sua amica stellina diventa un minuscolo puntino luminoso lassù nel cielo infinito. Da quella notte Laura, prima di dormire, guarda sempre il cielo dalla finestra della sua cameretta e, scrutando tra le infinite stelle, ne trova sempre una che luccica più delle altre e Laura è sicura che quella sia la sua amica stella, che la vuole salutare con i suoi raggi di luce splendenti.